Buongiorno ragazzi, altro video per quanto riguarda la domotica di casa. Andiamo ad ampliare un po' di più quelli che sono gli accessori relativi al nostro dispositivo domotico e quest'oggi vi presentiamo la presa intelligente Tappo. In bundle col dispositivo EcoShow 8 andiamo a vedere come funziona, come si configura, le solite cose. Ma prima di tutto questo vi ricordiamo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, tanto non vi costa nulla, e attivare la campanella in modo da essere avvertiti ogni qualvolta noi caricheremo un nuovo video. Ma prima di tutto... Prima di questo... Prima dell'impappinamento della bocca... Vediamo la nostra... Sigla! Andiamo ad aprire insieme il prodotto, quindi non si può neanche chiamare unboxing perché dentro la scatolina, giustamente mio fratello mi faceva notare, cosa vuoi che ci sia? Sì, a meno che non c'è una sorpresa, ma sì, credo che ci sia la presa. I peperoni. Allora, apriamo. Tanto la confezione è veramente carina, rispetto alle altre, una bella presa. Funzioni, mi raccomando. Poi andiamo ad estrarre la presa! Si è autospacchettata. Eccola qui, molto compatta, semplice, tasto laterale per il reset, presa asciugo, quindi se anche siete interno. Sì, anche internamente all'attacco asciugo. Più avanti magari vediamo, ci sono delle prese che hanno fatto, che hanno la possibilità di avere nell'anteriore e anche nel posteriore, la presa italiana. Detta così non è bello, lo so, mi è uscita veramente male. Nell'anteriore e nel posteriore hanno la presa italiana, quindi hanno Rocco Siffredi che l'ha tampinati e so cavoli loro. E vai con la presa. Detta dopo questa stupidetta, riprendiamo. Pensavamo che la presa funzionasse con l'app Smart Life, che di solito è quella più comunemente utilizzata, e invece no, questa volta dobbiamo scaricare un'altra app. L'ennesima app, quindi vabbè, questo è un punto a sfavore perché ormai tutto gira intorno a Smart Life praticamente, e invece no. Quindi prima cosa ragazzi, mi raccomando, andate a scaricarvi l'app Tappo. Quindi passiamo sul cellulare e vediamo cosa fare. Entriamo nell'app Tappo, qui vuole fare un rilevamento dei dispositivi connessi, diamo l'ok. Vuole inviarmi delle notifiche, consenti. Qui chiede l'autorizzazione alla rete locale, ci chiede di accettare i termini per quanto riguarda la privacy e l'utilizzo, ci dà il benvenuto, noi non abbiamo un utente, quindi clicchiamo su iscriviti in basso a sinistra, diamo tutta una serie di informazioni e ci vediamo dopo. Dopo aver inserito tutti i dati che vi chiedono, quindi la mail, la password, inserire nuovamente la password, vi invieranno una mail, cliccherete su attiva l'account e vi dirà che siete registrati. Attivato e login, andiamo avanti, cliccate su attivato e login e questa è la pagina principale. Adesso clicchiamo sul tasto più in alto a destra, abbiamo già dato le autorizzazioni per poter far sì che venga letta la rete, qui clicchiamo su spine, il modello che ci è stato inviato è la Tappo P100. Vi chiederà anche di utilizzare Bluetooth, a questo punto accendiamo la presa, teniamo premuto se non dovesse lampeggiare il tasto di reset e a questo punto inizierà a lampeggiare e faremo la ricerca. Tappo ci dice di verificare che lampeggi verde e arancione, ma nel nostro caso è solo verde, quindi proviamo a tenere premuto il tasto laterale di reset per qualche secondo. Ed ecco che la presa ha iniziato a lampeggiare verde arancione. A questo punto diamo conferma sull'applicazione. Ok, ha trovato il prodotto, adesso dobbiamo configurare la rete Wi-Fi. Quindi selezionate la vostra rete, inseriremo la password e ci vediamo alla fine. Trovato subito il dispositivo dopo aver inserito tutte le credenziali che chiedevano e adesso ci chiede di dare un nome alla presa. Nel frattempo la presa è diventata verde perché comunque è uscita dalla modalità configurazione. E adesso diamo un nome a questo dispositivo, lo chiamiamo presa. Avanti, dove è stata messa? In sala da pranzo. Poi comunque tutte queste cose le potete cambiare tranquillamente. Possiamo addirittura scegliere un'icona perché magari vogliamo abbinarla ad un dispositivo di casa, quindi ad esempio il ventilatore, la radio, piuttosto che noi, non lo so, mettiamo così tanto per in maniera esemplificativa il ventilatore. Avanti.
dice che abbiamo quasi finito, verifica il firmware, perché magari c'è qualche aggiornamento, e infatti c'è da fare un aggiornamento. Finito l'aggiornamento, vediamo come funziona. Ci comunica che abbiamo finito la configurazione ed è andato tutto a buon fine. Possiamo connetterlo al nostro dispositivo domotico, quindi lo selezioniamo. Qui da tutte le istruzioni, ma spostiamoci sull'app del nostro assistente vocale e vediamo cosa succede. Entriamo nell'app, andiamo in dispositivi, più in alto a destra, aggiungi dispositivo, presa, scorriamo tra le varie marche che ci sono, cercando Tapo, la marca c'è, la selezioniamo, ci dice giustamente di scaricare la skill di Tapo, quindi se cliccate lì l'abilitate direttamente all'uso o se no da altro skill scrivete Tapo e siete sempre in questa pagina. Abilitiamo all'uso la skill, ci chiede di collegare l'account e ci vediamo dopo. Qui ci chiede di autorizzare il nostro dispositivo domotico ad utilizzare l'app, diamo autorizza, collegato. E adesso facciamo la ricerca del dispositivo. Trovata! Abbiamo anche la connessione con il nostro assistente vocale. E adesso facciamo qualche prova. Accendi presa. Come avete visto, ha lampeggiato la piastra per capelli, perché adesso avevamo quella a portata di mano, scusate, ma abbiamo usato la prima cosa che avevamo. È una cosa un po' alternativa, sì, alla solita abat-jour. O l'abat-jour o il phon piuttosto che. Quindi abbiamo visto che funziona e adesso andiamo a fare le conclusioni finali. Che cosa dire di questa presa? La configurazione è stata molto semplice e veloce, intuitiva. L'unico consiglio che vi do, la password inseritela voi, nel senso che a me il cellulare proponeva delle password XYZ o WhatsApps, ho selezionato quelle, poi quando sono andato avanti pensavo che l'avesse salvata, invece no, quindi ho dovuto resettare la password. Comunque, se per caso dopo aver abilitato la skill, aver fatto la ricerca tramite la app del nostro assistente vocale, non ve la trova, non vi preoccupate, fate uno scroll come primo tentativo. Se anche quello non va a buon fine, uscite, rientrate e sicuramente la trovate. Nel nostro caso Tapo era tra le marche selezionate del nostro assistente vocale, quindi non ha avuto questo tipo di problema. Però abbiamo constatato che per altre che non sono presenti nell'elenco e che facciamo altro come ricerca, a volte dà quel problema, ma tranquillamente risolvibile. Comunque, velocità di funzionamento eccellente, ma come tante altre prese che si sono viste sul mercato, era per provare anche questa marca che non conoscevamo. Quindi funziona bene anche questa. Altro punto di forza di questa presa? Marco, dillo tu il prezzo. Direi il prezzo, perché allora in questo momento è in offerta su Amazon a 9,99€. Sì, beh, cioè, non è che si discosti di molto dal prezzo, sì, pieno. Sì, sì, il 12,99€. Comunque, vabbè, ormai c'è una competizione a livello di prese intelligenti che fa paura, però appunto iniziano a farsi anche battaglia sul prezzo e questo favorisce noi utenti finali. Certo, assolutamente. Quindi senza svenarsi, se per caso ve ne servono diverse, con questo prodotto avete sicuramente un'ottima qualità, affidabilità, viene appunto dato apposta anche da Amazon in bundle ai suoi prodotti principali, quindi direi, quindi sicuramente, che si fidano. Sì, certo, è selezionato sia per la qualità del prodotto che per il prezzo. Quindi se volete acquistarla appunto a questo prezzo modico, lo trovate qui sotto il link che vi riporterà alla pagina di Amazon. Direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao!